Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo video ti spiegherò che cos'è il garage multicromatico di cui mi avrai sentito parlare in altre occasioni o nel quale ti sei imbattuto navigando sul sito internet o sui canali social. Soprattutto ti spiegherò in cosa consiste nel dettaglio l'offerta del supporto creativo per artisti. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il garage multicromatico è appunto un supporto creativo per artisti. E per artisti io intendo sia chi lavora in ambito creativo e artistico, ma anche chi, pur non operando professionalmente in ambito creativo, ha un'indole artistica, ha un'indole appunto creativa e la esprime in tutti gli ambiti della propria vita. Il supporto è un supporto creativo perché? Perché chi ha quest'indole all'arte, alla creatività, spesso incappa in problematiche che quando le si vive sembrano irrisolvibili, insormontabili, e c'è bisogno di qualcuno che ci accompagni verso la soluzione, non che ci risolva i problemi, ma che ci aiuti a scoprire quali sono le risorse che abbiamo dentro per risolvere queste problematiche. Il garage multicromatico si pone come strumento appunto per fare questo. È un garage perché non è una scampagnata, non è una gita, non è un gioco, bisogna rimboccarsi le maniche ed essere disposti anche a sporcarsi un po', perché si lavorerà con il nostro inconscio, con le nostre paure, con ciò che nascondiamo noi stessi, che non ci piace, quindi capite da voi che non è un giochetto comunque. Ed è multicromatico perché si occupa di tutte le possibili espressioni artistiche, dalla scrittura, alla recitazione, alla musica, al canto, alla danza, in base a quali sono le tue propensioni artistiche, quali sono le tue capacità professionali, quali sono le problematiche che generalmente insorgono in chi lavora in campo artistico creativo oppure ha una forte propensione artistica e creativa. Il senso di inadeguatezza, ad esempio, oppure la difficoltà a esprimere le proprie opinioni, a esprimere se stessi in tutte le varie declinazioni, oppure avere un blocco creativo. Il blocco dello scrittore è l'esempio che conosciamo tutti, ma il blocco creativo può essere non solo l'incapacità di trovare delle idee per un romanzo o per un dipinto o per una coreografia, può anche essere l'incapacità momentanea di trovare delle idee per trovare un lavoro, oppure per avere un rapporto umano e pacifico con la suocera. Cioè, ci sono tantissime declinazioni dell'incapacità dell'espressione, sia in campo artistico che no. L'offerta del garage multicromatico si divide in, diciamo, due macro aree che sono rappresentate dai consulti individuali e dai percorsi formativi. I consulti individuali, come dice il nome, sono individuali, uno a uno, e sono rivolti a chiunque abbia un problema di qualsiasi natura in ambito creativo, artistico ed espressivo. Come ho già detto, non importa che tu sia un artista, un creativo di professione oppure no. L'importante è che tu abbia una forte propensione a lavorare con la creatività e con l'arte. I consulti individuali si compongono in moduli da 6 incontri ciascuno, sia di persona che online, a cadenza settimanale, e sono dei moduli che sono reiterabili nel tempo, a seconda di quale livello di approfondimento o di allargamento di raggio vogliamo raggiungere, e ognuno di questi moduli presenterà, concordandoli insieme, un obiettivo finale da raggiungere e avere così la percezione, anche coadiuvati dalla cadenza settimanale, di una progressione più marcata, più incisiva. Durante i consulti individuali del garage multicromatico non esistono regole di espressione, useremo qualunque tipo di mezzo artistico ti piaccia o ti incuriosisca. Nel passato recente ho fatto cantare le persone, le ho fatte ballare, abbiamo usato veramente un sacco di metodi espressivi, quindi troveremo anche quello giusto per te se non riesci a individuarlo. Oppure se hai già le idee chiare, diventa più facile concordare una tabella di marcia. Comunque, ecco, i consulti individuali sono degli accompagnamenti per diciamo, farti capire, farti rendere conto di quali siano gli strumenti che tu hai a disposizione per risolvere la problematica che senti. Che sia la paura del palcoscenico, che sia il non riuscire a dire a tua suocera che ha rotto le scatole, ecco,
creativamente parlando, riusciremo a trovare una soluzione adeguata per te. E lo faremo divertendoci, ma essendo un garage, il divertimento comporterà comunque del lavoro. Quindi attenzione, non sarà una passeggiata, ma comunque ti garantisco che ci divertiremo un sacco. Escluso questo video, puoi andare a vedere comunque le informazioni testuali sul sito verticalgreenproductions.com nella sezione garage multicromatico e per concordare un incontro conoscitivo gratuito, sia di persona che online, della durata di mezz'ora per conoscerci e capire quali siano le problematiche che vuoi risolvere e concordare insieme orari e date dei consulti individuali, mi puoi scrivere all'indirizzo vittorio.gazzara@gmail.com oppure scrivermi via social oppure utilizzando il form del sito. L'incontro conoscitivo gratuito è senza impegno e lo puoi concordare insieme a me in qualsiasi momento. I percorsi formativi invece sono qualcosa di più, diciamo, accademico, sono rivolti specificamente a chi è intenzionato a intraprendere una carriera nel mondo della creatività e dell'arte e non ha mai magari seguito un corso e vuole avere diciamo l'ABC di un percorso creativo specifico, che può essere la scrittura creativa come la regia cinematografica indipendente, l'illustrazione, il canto, la composizione musicale, insomma l'ABC per entrare professionalmente nell'ambito artistico di preferenza. Ma è rivolto anche a chi ha già intrapreso questo cammino creativo e desidera approfondire un po' di più l'ambito in cui si muove, oppure chi ha già scelto la propria strada, però ha bisogno, sente l'esigenza di approfondire certi argomenti, di approfondire certi angoli bui della propria professione che non ha mai approfondito per mancanza di tempo, di voglia o di possibilità. I percorsi formativi si compongono di moduli da 10 incontri settimanali di persona o via Skype ed è possibile anche qui, come nei consulti individuali, concordare un incontro conoscitivo gratuito per scambiare due chiacchiere, capire qual è il corso che ti interessa di più e concordare date e orari per iniziare il percorso insieme. Mi puoi scrivere di nuovo all'indirizzo vittorio.gazzara@gmail.com, scrivermi via social o utilizzando il form del sito. Entrando nel garage multicromatico avrai la certezza di essere seguito da un professionista che da anni lavora in questi ambiti e può darti dei consigli, dei suggerimenti, dei trucchi, anche solo il supporto emotivo per non mollare, perché poi quando insorgono certe problematiche una delle cose tremende che succedono è quella di sentire una vocina dentro di te che dice forse è meglio smettere, è meglio strappare da sé questa cosa e tanto non funziona, ed è una cosa che non si deve fare assolutamente. Io metto in guardia, non mollare, piuttosto ci sentiamo via Skype, ci vediamo di persona e cerco di persuaderti a non mollare, perché se molliamo l'espressività, sia per lavoro che sia nella vita di tutti i giorni, siamo morti. E quindi no, assolutamente, il garage multicromatico è stato creato apposta per non far morire dentro la gente. Sarà un po' pomposo, però sì, io lo sento proprio come una responsabilità anche verso chi, come me, ha avuto e ha dei problemi a relazionarsi con la propria creatività, con il proprio lavoro creativo e con la propria difficoltà a esprimersi. Con il garage multicromatico si troverà la comprensione di chi c'è già passato e può indicarti quali possono essere le strategie e le risorse da mettere in campo per superare questa impasse che, mi rendo conto, sembra insuperabile, ma se ne può uscire vittorioso. Come già detto, puoi scrivermi all'indirizzo vittorio.gazzara@gmail.com, sui canali social e usando il form del sito internet. I tempi di risposta sono molto brevi e non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme a te creativamente. Metti mi piace sulla pagina Facebook per ricevere tutti gli aggiornamenti, visita il sito internet e scrivimi, perché non vedo l'ora davvero, lo ripeto, di conoscerti e lavorare creativamente con te. Ciao!